Vogliono omosessualizzare i nostri bambini! Raga, che dite? M'ho fatto una cazzata? Qualcuno sa come si scancella la Costituzione? Io credevo che i gay ora andavano nel mondo. Io gli occidentali non ve capisco. Dai, signora mia, sti musi bianchi sono mai contenti? Guarda, io del solito falsifico la firma di Mattarella. Ma no? Ma si può? Dai, ma io non ce l'ho il Presidente della Repubblica, io c'ho il re. E da me che vuoi, io ti posso cantare una canzone, io c'ho il Papa. Ma che stai a fare a Thailandia? Ti piace vincere facile? Eh no, signora mia, so io più inclusiva di tutti qua. Perché voi lì, nella zona Schengen, Schengen, non c'avete mica un re che si identifica in una Buddha indiana che a sua volta si identifica in una donna cinese? Da nazione non possiamo vincere contro una nazione così inclusiva! Vorrà dire che continueremo a consolarci sapendo di essere delle nazioni migliori degli Stati Uniti. Perché noi abbiamo un sistema sanitario nazionale e un controllo alla proliferazione delle armi e delle tutele per i lavoratori. E mangiamo più sano. E parliamo comunque meglio inglese di te, non che ci vuole molto. Sorry bro, ma non ho tempo per queste cazzate perché devo fare i musi a Israele che si crede ad avercelo d'oro, la menorah. Quindi niente, ti sto ignorando. Appunto, primo avevo iniziato a ignorarti. Se avessi letto la Bibbia lo sapresti. Punto secondo, non c'ho tempo per ste cazzate, cioè palestinesi che mescono dai tombere. Ma veramente io adesso sono in Ramadan, quindi non posso esplodere dall'alba al tramonto. Ma gaddaro? Qualcuno ha paura di essere invaso dai russi, è vero? È sempre meglio che essere invasi dall'Azerbaigian, è vero Armenia? Questa era cattiva. Adesso ti levo dalla mia lista amici. No, no, che paura, guarda, tremo. Ma i russi non ti avevano invaso tipo nel 2008? Ma io non sono ancora territorio sovietico. No, io questo non credo. Non ci cagavano manco ai tempi di Stalin, hanno due. Per tutti i piroghi! È un missile, quello! Zium. Pronto? Benvenuto nel call center della NATO, sono Jessica, come posso aiutarla? Pronto, Jessica, la chiamo da Varsavia, ci stanno i missili nordcoreani che mi stanno a sorvolà. Qualcuno faccia qualcosa! Sono troppo giovane, etero e slavo per morire! Che frignone! Manco fossero armati di testate nucleari, eh? Sti amici della NATO, ma non che per malosi, non gli si può dire niente. E se gli invadi l'Ucraina si offendono, e se bombardi a Polonia si offendono, e se minacci a Finlandia si offendono. Che pesantezza, signora mia! Paura, L'Unione Europea è bella, ma non ci vivrei. Buh, abbasso i poteri forti. La Russia si è solo difesa, è stata instigata dall'espansionismo ad est della NATO. Buh. Che suoneria da boomer. Pronto? Guardi, la fermo subito. Se sta cercando la Georgia statunitense, ha sbagliato un numero come al solito. Pronto? Sono Jessica del call center della NATO. La chiamo riguardo la sua domanda di adesione alla NATO, all'Unione Europea, autoviaggi, fogli, libri di giornale. Ha per caso 5 minuti da dedicarmi, dopodiché le farò compilare un sondaggio su come si è trovato con il nostro servizio cliente. Ma che davvero? Eh no, per finta, guarda. A Georgia ti posso dare un consiglio spassionato? Non ti fidare di sta gente che ti chiama a casa. Che io sono 2 anni che aspetto che mi fanno entrare. Noi dei poteri forti siamo alquanto perplessi riguardo alle sue svolte antidemocratiche, chiaramente filorusse, che ha preso la sua politica negli ultimi anni. Pertanto abbiamo deciso di chiamarla per chiederle se è ancora intenzionata a proseguire nel processo di selezione per entrare a far parte del club delle nazioni brave, belle e buone che salutano sempre. Non lo so. Faccio già parte dell'Eurofestival. Sono già stata nell'Unione Sovietica, non me l'ho trovata tanto bene. Mi sa che non sono ancora pronta per una convivenza. Allora, se lei non è più convinta, posso annullare la sua candidatura. Tanto a me basta schiacciare un bottone. In
realtà a me piacerebbe entrare a far parte della NATO e dell'Unione Europea, però ecco come dire... Forse non sono stata spiegata, se lei vuole entrare a far parte del club delle nazioni brave, belle e buone che salutano sempre, dovrebbe rivedere un attimo le sue politiche filorusse e anti-americane. No, perché siamo democratici, mica scemi, eh. E no, Se fate entrare quello lì, allora io mi annetto da sola, mi alleo con Cuba e Venezuela, tanto vale, no, perché a tutto c'è un limite. Ah, forse lei si riferisce a quella legge sugli agenti stranieri e sulla propaganda LGBTQ. Ma le posso assicurare che le mie leggi non sono una copia delle leggi del Cremlino, è solo una coincidenza. Vale? Se l'allero, io sono al patto di Varsavia, guarda. Te devi smettere di andare dietro a quello lì che cavalca gli orsi a petto nudo in Siberia, E a volte te lo devo dire, Ho capito, Armenia. Ma è grande, grosso, russo e armato. Non posso resistere al fascino del vero uomo slavo. Ma te non sei slava, sei caucasica. Vai vedendo. Le ripeto ancora una volta che se vuole continuare nel processo di selezione per entrare a far parte della NATO e dell'Unione Europea, deve rivedere le sue politiche omofobe. No, perché noi del lato buono del mondo abbiamo un processo di selezione molto sofisticato. Non è che fammo entrare cani e porci noi qua, Oh beh, signora mia, fra l'Italia, la Polonia e l'Ungheria io il confronto sarà Danimarca per i diritti delle persone LGBTQRT, Ma non è che sia diventato un mostro, Questi gay che vengono dall'Africa col barcone a rubarci il lavoro, se ne tornassero un po' nel loro paese di origine. Io sono Orban, sono un padre, sono cristiano, sono eterosessuale. Io vi dico, ho sconfitto Stalin e il baffone, non ho nessuna paura di questi uomini sessuali diversamente etero. Curva! Andiamo bene! Andiamo proprio bene! Io nel dubbio vieto l'aborto, perché me lo chiede l'Europa ed io sono l'Europa, sono il paese più forte del mondo. Sentite voi del lato oscuro della geopolitica, non avreste un posto per una nazione brava, bella, buona e ricca che saluta sempre e soprattutto che parla fluentemente inglese? No, chiedo per me. No, perché io sono sempre parente del Regno Unito, con l'uscita dell'Europa io ci metto 5 minuti a uscire da NATO, ve lo dico. Abbiamo già l'India che parla fluentemente inglese. Due paesi anglofoni per noi sono troppi. Piace. Modestamente io sono il paese col più alto numero di madrelingua inglesi. Hold my carry. Mandate un po' a cagare ai morti di fame. Allora io gli dico, o torna a bere te Polonio con zio Vladimir, oppure si veste le lustrine e paillette e viene a scolettare con noi a Mykolos in nome dell'uguaglianza e della democrazia. Ehi, ma dico, non puoi tenere il piede in due scarpe, Che ti credi di essere me, Allora nel dubbio dichiaro guerra all'Armenia. Credevo fossimo amici. Io non ho amici. Sono una nazione del Caucaso. Sei invidiosa perché hai inventato il tuo alfabeto e il tuo Gesù Cristo? Ho anche dei difetti. Vi ricordo, cari cariatidi, se non era per Alessandro Magno, il Caucaso sarebbe ancora tutta campagna persiana. Allora se vuole può passare al piano premium e con soli 9 euro e altri 90 al mese le tappezziamo il territorio di basi americane. E in omaggio ben 200 minuti di telefonate verso tutti. No, grazie, sono già a posto con i mercenari russi. Giorgia, io te lo dico. Se non gli attacchi il telefono a quella Jessica lì, al posto del Caucaso ci faccio un cosmodromo. Suha, bliat. Quindi è proprio sicuro di voler annullare la sua candidatura per entrare a far parte della NATO e dell'Unione Europea? Si decida però, perché è lunga da ripetere ogni volta sta battuta, Poi mi si secca a gola. Mamma Russia, se la Georgia entra nella NATO posso corcarla ed ammazzate, Entra nella NATO te corco io. Voi non avete capito, stupidi, sexy, ignoranti paesi del Caucaso. Se io vedo anche solo un soldatino di plastica americano a Tbilisi, questo pianeta non rimarrà una forma di vita. Sono stato spiegato? Vi bombardo! Vi bombardo tutti più volte! Russia, quante volte te l'ho già detto? Non puoi estinguere l'umanità. Io sono un paese che vive di esportazioni, poi a chi le vendo le mie auto elettriche, i pinguini dell'Antartide? A Giorgia! Oh, vedi sto gulag, può essere ferro, può essere bomba, Guardi, signora Jessica, mi trovo così bene con due sim, non saprei scegliere fra tutte e due. Ho capito, mi vedo costretta a dirottare la sua chiamata all'ufficio riscossione crediti. La preghiamo di non riattaccare per non perdere la priorità acquisita. Quale nazione potrebbe mai gestire l'ufficio riscossione crediti della NATO? Dai, madre mia, io tengo miedo! Giorgia, smettila di sparare, cazzate, ne vai un po' a lavorare! Snella!
già che sono abbastanza in questo video, già? Vi ricordo che cari follower, che potete iscrivervi al canale di Italia in Pillole per rimanere sempre aggiornati su nuovi video e post. Lasciare un cuoricino così mamma Germania tanto contenta, perché io sono donna tanto romantica, mi piacciono tanto cuoricini. E potete anche lasciare un commento, che io leggo tutti i commenti e rispondo a tutti voi. Quindi avanti, iscrivetevi al canale e lasciate commento, snella! Italiani scansa fatica!